della scuola. Siamo presenti oggi, come vedete, su questo territorio, noi volontari della Protezione Civile del Comune di Battipaglia, più la Protezione Civile istituzionale, nazionale, il rappresentante del Dipartimento di Protezione Civile e il rappresentante della Regione Campania. Adesso diamo inizio a tutte le varie fasi che si susseguono, le fasi che vedono impegnati i ragazzi dell'Istituto Comprensivo Salvemini di Battipaglia. Soltanto le quinte e le scuole medie sono interessate al progetto attivo e gli altri ragazzi saranno spettatori. Ringraziamo quindi il dirigente dell'istituto, la signora Anna Maria Leone, i referenti del progetto Scuola Multimediale Naimoli Giampaolo e la vicepreside Cuoco Carla, nonché un grande ringraziamento va al Dipartimento che ha messo in atto e ha diramato a tutte le scuole che hanno preso parte al progetto una piattaforma su cui i ragazzi, aiutati dai loro professori, hanno lavorato durante l'anno. Quindi oggi è la fase conclusiva e noi vedremo impegnati i ragazzi insieme a noi della Protezione Civile, con l'ausilio della Croce Rossa Italiana, che coadiuverà la fase sanitaria, e quindi tutti insieme, con la presenza pure di Baronissi, che nella Regione Campania è l'altro paese che ha portato avanti questo progetto della scuola multimediale. Quindi tutti quanti insieme, a vario titolo e con vario impegno, oggi concluderemo questa giornata. Quindi, come vediamo, è partito l'allarme nell'istituto per l'evacuazione degli alunni che si posizioneranno nelle aree di attesa già assegnate. C'è un incendio nell'istituto, i ragazzi escono . È stato diramato l'allarme . Quindi possiamo vedere i ragazzi accompagnati dai docenti che prendono posto nelle aree di attesa già predisposte nel piano di evacuazione scolastica. I docenti che sono i referenti dei bambini in questo caso faranno l'appello per vedere se manca qualcuno, se qualcuno è rimasto nell'aula, che magari non si è sentito bene sia per il fumo che direttamente per il fuoco. Le insegnanti faranno l'appello e comunicheranno eventuali dispersi. Thank you.
credo si sia. La Croce Rossa provvederà a portarlo nel primo ospedale, quindi più vicino, ma che abbia dei reparti di traumatologia. I ragazzi sono impegnati al montaggio della detta, stanno cercando di capire come si tira su una tenda, ma l'altra tenda è stata già montata, quindi questa è l'ultima tenda che tireranno su per l'accoglienza. Dietro al tubo, dietro al tubo. Va là!
Vai piano, vai piano. La visiera. La visiera. Abbassa la visiera. Bravo, sì. Dai. Passa verso la fiamma. Vai, Moretta. Ma la foto degli operatori l'hai fatta? Anche. Piano, la visiera. Piano, piano, piano. Allora, una mano qui. Particolare alla scuola, all'istituto comprensivo Salvemini, per aver voluto insieme al nucleo comunale di protezione civile questo evento a Battipaglia. Ringrazio il dipartimento per questo progetto, per lo sviluppo di questo progetto che è importante per la cultura della protezione civile in Italia, e ringrazio i veri attori di questa giornata, voi ragazzi dell'istituto, dei quinta e prima media, che siete stati i primi attori di questo evento, e questo è importante perché voi siete il futuro. E protezione civile vuol dire tante cose, vuol dire assistere le persone in difficoltà, vuol dire solidarietà, ma vuol dire anche senso civico. Molte volte ci lamentiamo delle condizioni in cui vive la nostra città, dal decoro, dalla sporcizia nel mezzo della strada, e voi sarete il futuro di questa città, e quindi dovete iniziare da adesso a rimproverare noi genitori quando non rispettiamo le norme del vivere civile. Io mi auguro che nel prossimo futuro qualche ragazzo che oggi ha fatto questa esercitazione sia parte attiva delle associazioni di volontariato. Non fa nulla se protezione civile o Croce Rossa o qualunque funzione che aiuti la cittadinanza nella quotidianità e anche nei momenti di difficoltà, perché io ho un motto che da quando conosco la protezione civile mi segue, e che è quello della solidarietà, non una solidarietà di immagine, ma di... Volevo un attimo il docente. Una immagine, ma di parvenza, ma una solidarietà reale, di fatti, che rende noi volontari di protezione civile, noi volontari, delle persone che fanno delle cose straordinarie nei momenti di difficoltà, essendo delle persone ordinarie. E quindi mi auguro che anche voi un domani potete continuare questo percorso. Grazie a tutti voi. Grazie a questi ragazzi che sono stati bravissimi, complimenti, vi siete comportati proprio bene. Vi è piaciuta questa esperienza? Sì! È un grazie di cuore alla Protezione Civile che in questa giornata ha organizzato così bene l'evento e che ci è sempre vicina in ogni occasione, quando la scuola ha la necessità ci ritroviamo sempre come collaborativi. Grazie alla Croce Rossa, grazie alla Presidente della Protezione Civile e il signor Iorio, che è della Regione Campania. Un grazie di cuore a tutte le persone che hanno collaborato in questo evento, e ringrazio anche i miei collaboratori che l'hanno organizzato, la professoressa Buco, nonché vicepresidente dell'istituto, il professore Naivoli, e un grazie a tutti di cuore. Mi auguro che la cosa la ripetiamo l'anno prossimo. Va bene? Avere giusto un attimo di attenzione. Ragazzi, voi siete il futuro,
perché noi siamo i vostri genitori, siamo persone che hanno messo al mondo voi. Ricordatevi una cosa, noi siamo soliti dire anch'io sono la protezione civile, questo è uno slogan che ha coniato il Dipartimento Nazionale. Cercate di farlo capire ai vostri genitori, cercate di essere voi il futuro della cultura di protezione civile, della diffusione della cultura. Quello che avete fatto in questo anno, cercate di non disperderlo, cercate di far capire ai vostri amici, a coloro i quali non ci danno tanta attenzione, ma essere solidali, essere vicini agli altri è la cosa più bella che può esistere. Non voglio deviarvi altri ancora, però permettetemi di dirvi, siete stati bravissimi e spero che l'anno prossimo quelli che parteciperanno ancora saranno ancora più bravi di oggi. Sarà difficile, ma è una vostra scommessa, mettetecela tutta. Grazie. Allora, intanto parlo con i protagonisti di questo percorso che si chiude oggi dopo un intero anno scolastico. Voi avete affrontato questo percorso formativo e adesso avete una responsabilità in più. Conoscete il Servizio Nazionale di Protezione Civile, questo sistema complesso, i rischi che sussistono sul vostro territorio e quindi oggi dovete essere voi i promotori di quel concetto di resilienza di cui vi hanno parlato i vostri insegnanti in aula, quindi la capacità di reagire, la volontà di conoscere per trasmettere la cultura di protezione civile ai vostri coetanei, tornare a casa e quindi parlarne con le vostre famiglie e perché no anche nel vostro percorso scolastico arrivare in una scuola e chiedere al preside, la nostra è una scuola antisismica, è una scuola sicura e che resiste alle calamità, oppure andare dal sindaco e dire caro sindaco, il piano di protezione civile lo abbiamo, facciamolo conoscere ai cittadini. Questo chiaramente è la fine, come vi dicevo, di un percorso e quindi ovviamente anch'io devo fare dei ringraziamenti a oggi ha permesso tutto questo, a partire dagli insegnanti e dalla dirigente scolastica della scuola Salvemini di Battivaglia, perché vi hanno accompagnato in questo percorso, magari anche sottraendo un po' delle loro ore scolastiche per far sì che questo progetto si realizzasse. E poi ringraziare tutti quelli che oggi stanno qui, quindi ringraziare il Servizio di Protezione Civile Regionale, cominciando dalle componenti, quindi dagli enti locali, dal comune di Battivaglia, la regione Campania, ma chiaramente un ringraziamento speciale va a tutte le strutture operative, i vigili del fuoco, corpo forestale dello Stato, forze armate, forze dell'ordine, organizzazioni di volontariato, Croce Rossa Italiana. Questo è il sistema di protezione civile, è un sistema che viene riconosciuto in tutto il mondo e di cui noi dobbiamo essere orgogliosi di farne parte, perché voi oggi vi siete trasformati da cittadini in cittadini attivi, dove ognuno di voi può fare qualcosa, perché noi siamo convinti che i ragazzi di oggi informati diventeranno degli adulti consapevoli domani e quindi adulti che in qualche modo devono essere promotori del fatto che la protezione civile è una cosa importante e che chiaramente dobbiamo portare avanti tutti insieme. E il servizio non è identificabile in una sola istituzione, come vedete oggi ci sono tantissime strutture operative e componenti e da oggi voi siete entrati a farne parte. Grazie. Ai microfoni di Radio Castelluccio siamo con la dottoressa Calcara che è responsabile a livello nazionale della protezione civile, dei volontari della protezione civile che a livello nazionale, quindi iniziamo dall'Italia intera, è una delle associazioni di volontariato più importanti del territorio, ma soprattutto lo ha dimostrato sul campo. Sì, allora diciamo, rettifichiamo un attimo perché il Dipartimento è l'istituto
istituzione di coordinamento del Servizio Nazionale di Protezione Civile, che chiaramente non deve assolutamente essere identificato in un'unica istituzione, ma è un sistema complesso dove ognuno fa la sua parte. Oggi abbiamo avuto presenti all'esercitazione finale del progetto Scuola Multimediale, portato avanti dalla Scuola Salvemini, tutto il servizio regionale di fatto di Protezione Civile. Erano presenti il Comune, la Regione Campania, erano presenti le strutture operative, quindi Vigili del Fuoco, il Corpo Forestale, Forze Armate, Forze dell'Ordine, la splendida realtà del volontariato locale e la Croce Rossa Italiana, tutti per un unico obiettivo, chiaramente rendere questi bambini più, cioè informarli, perché la diffusione della cultura di protezione civile è chiaramente il fulcro, l'attività oggi in cui il Dipartimento sta spendendo ovviamente il proprio tempo, risorse, perché ci crede molto, e quindi partire dai bambini oggi è assolutamente per noi il veicolo migliore, perché informare un ragazzo, un bambino oggi significa avere un adulto più consapevole domani, avere un adulto che capisce che la protezione civile è assolutamente una priorità per se stesso, una priorità per i cittadini che vivono nello stesso territorio. La protezione civile, come dicevamo, ha dimostrato nel corso di tantissimi anni che nelle emergenze, anche con la collaborazione della Croce Rossa e di altri organi di volontariato, è all'altezza a livello nazionale e anche internazionale per le grandi emergenze. Lo abbiamo visto nei vari terremoti, lo abbiamo visto e lo abbiamo vissuto a Sarno nella grande tragedia, ma in Italia purtroppo spesso c'è stato bisogno di un intervento così importante e delicato, e la Protezione Civile è stata presente in maniera eccellente. Assolutamente sì, il Servizio Nazionale oggi, come è organizzato sul nostro territorio, è un'eccellenza che ci riconoscono in tutto il mondo. Abbiamo dimostrato di saper fare durante le emergenze che purtroppo hanno colpito il nostro paese, perché il nostro è un paese ovviamente a rischio, abbiamo parecchi rischi sul nostro territorio, ne dobbiamo essere solo consapevoli e dobbiamo prepararci a questo. Lo abbiamo dimostrato all'estero, come diceva lei, quindi comunque riconosciuto anche all'estero. Il Servizio Nazionale, però non dimentichiamoci che non è solo emergenza, è chiaramente previsione e prevenzione, e l'attività che si sta svolgendo oggi a Battipaglia chiaramente è un'attività assolutamente di prevenzione, quindi di formazione della cittadinanza. L'ultima battuta, lo facevamo a microfoni spenti, a Battipaglia siamo famosi non solo per la mozzarella, non solo per Radio Castelluccio, che pochi giorni fa ha compiuto 40 anni di attività ed è stata una delle prime radio della regione Campania, ma abbiamo anche un patrimonio bellissimo, straordinario, che è una manifestazione, la ciclovonda, che è una passeggiata in biciclette non competitiva, dove possono partecipare dai bambini più piccoli alle persone anziane insieme con i nonni. È una vera e propria passeggiata dove partecipano oltre 5.000 persone, e la Protezione Civile di Battipaglia sin dalle prime edizioni è stata fondamentale per garantire la sicurezza sul territorio. Questo è un dato di fatto che ci piace sottolineare. Sì, non dimentichiamoci però che la presenza delle organizzazioni di volontariato sul territorio, per quelli che noi definiamo eventi a rilevante impatto locale, sono assolutamente di supporto all'istituzione che di fatto coordina la manifestazione, quindi il Comune di Battipaglia, e per cui ovviamente l'attività che faranno i volontari sarà coordinata a livello comunale, perché sarà aperto il COC, saranno probabilmente attivate delle funzioni di supporto. Perché? Perché si prevede che magari la città di Battipaglia si riempia di popolazione, che quindi sia necessario attivare quello che è il piano di protezione civile, una priorità per tutti i comuni d'Italia, e che il Dipartimento, c'è una legge che di fatto obbliga tutti i comuni e quindi tutti i sindaci ad attuare il piano di protezione civile, revisionarlo in quei comuni dove magari c'è ma che dovrebbe essere aggiornato, e quindi in quest'ottica, solo con l'attivazione del centro di coordinamento comunale del piano di protezione civile, possono essere utilizzati volontari a supporto delle istituzioni che sono preposte a fare il coordinamento di queste manifestazioni. Proseguirà a livello nazionale l'esercitazione, ci sono iniziative in tutta Italia?
Allora, a livello nazionale noi torneremo nelle piazze di circa 800 comuni italiani il 15 e 16 ottobre con la campagna Io non rischio. Battipaglia vedrà con il gruppo comunale di protezione civile una piazza che sarà definita nei prossimi mesi e chiaramente quello sarà un momento importante perché i volontari parleranno in piazza con i cittadini, con i propri concittadini per divulgare le buone pratiche di protezione civile, per dire al cittadino, mio concittadino, il nostro è un territorio a rischio, dobbiamo conoscere i rischi e dobbiamo sapere come comportarci prima e durante la fase di emergenza. Grazie e in bocca al lupo per il proseguo delle attività e per tutto quello che fate per l'intera nazione.